italiana che con l'apposito raggruppamento vuole portare alla conoscenza del pubblico quello che è il patrimonio cinotecnico di casa nostra. Giudice per le razze italiane, Giancarlo Sambucco. Ed ecco quindi a voi quelli che sono i rappresentanti della biodiversità cinotecnica nazionale italiana. Cominciamo quindi col presentare il cane da pastore maremmano abruzzese, il mastino napoletano, il cane corso, il cirneco dell'Etna, il volpino italiano, il segugio italiano a pelo raso, il segugio maremmano a pelo raso, lo spinone italiano roano marrone, il bracco italiano bianco e arancio, il lagotto romagnolo, il bolognese, il maltese, il piccolo levriero italiano. Pochi gli assenti. Pastore bergamasco, segugio dell'Appennino. Segugio italiano a pelo forte tra gli assenti. Cane da pastore maremmano abruzzese, cane da guardiania, antichissimo, già descritto da Columella in epoca romana. Lo comprendeva nei Canis Pastoralis. Eccellente guardiano della proprietà. Come eccellente guardiano della proprietà è una delle razze più antiche esistenti al mondo. È il mastino napoletano, diretto discendente dai molossoidi, i primi cani di grande taglia con questa struttura provenienti dal Medio Oriente con Pirro. Un cane più sportivo, un cane da utilità, il cane corso. Dalla Puglia ci spostiamo in Sicilia per il cirneco dell'Etna. Volpino italiano, Italia centrale ma anche Italia meridionale, luogo di sviluppo di questa razza, il cane preferito da Michelangelo, che ne era accompagnato anche durante i lavori di affresco della Cappella Sistina. Segugio italiano a pelo raso. Segugio maremmano a pelo raso. Pinone italiano.
Abbiamo visto il Bracco Italiano ed ora il Lagotto Romagnolo. Ed è il turno del piccolo bolognese dal mantello bianco a cavatappi. Maltese. Piccolo levriero italiano. Siamo pronti a chiamare sul podio al terzo posto. Il Cirneco dell'Etna. Secondo posto per il Mastino Napoletano. Vince il Best in Show Razze Italiane il Maltese. Ciao. E siamo pronti.